Let's go! Bentornati, ovetti, su New Pokémon Snap! Nello scorso episodio abbiamo sbloccato le sfere Lumina e abbiamo fatto ovviamente tante foto. Inoltre, devo avvisarvi di una cosa che magari non vi piacerà perché rende meno blind questo let's play, però devo dirlo. Tecnicamente parlando, io ho già registrato questo episodio, ok? Tuttavia, ho fatto solamente cose extra per 50 minuti e ho completato, mi sembra, 7 mini sfide. E basta, non ho fatto nient'altro. Quindi ho deciso, annullo l'episodio, ricarico il salvataggio precedente e andiamo adesso a farle insieme. Tuttavia, in maniera molto più pulita, perché so come andare avanti. E un'altra cosa, ho scoperto perché non sbloccavo nuovi percorsi. In sintesi, dobbiamo avere per forza esplorato ogni singola zona già vista, ora che abbiamo le sfere Lumina. Inoltre, dobbiamo avere ogni singola zona a livello 2 minimo, ok? Direi di cominciare dalla zona con cui ho cominciato nell'episodio scartato, ossia il parco naturale di notte. Tanto per dire, ci sono percorsi alternativi che si possono scoprire, ok? Uno di questi è appunto, qui, ovviamente, ce ne sono però altri, anche nella giungla giorno ce n'è uno, nella giungla notte ce n'è uno, ma li vedremo comunque più avanti. Allora, che mini sfide avevo da fare qua? Abbiamo sorrisi sì ma non per tutti, ossia dare una mela soffice a Pidgeot, spostarsi in grande, fare una foto a un Town Growth dopo avergli lanciato una sfera Lumina, ok? Dove mangia dorme? Non so chi sia qui, ma non importa, probabilmente mela, ma pazienza. Chi ha bisogno di ali, lo dico subito, serve sfera Lumina su Dodrio, Zampa del Mistero, mela su Hutut, e potrei anche provare a fare la foto di Vespiquen, che non è complessa da fare. Quindi, cominciamo, ci saranno un bel po' di tagli, ve l'ho già detto, andiamo! Attenzione, prima di fare qualunque cosa, la sfera Lumina su Scorbunny fa diventare le sue fiamme blu. È una foto di livello 4, quindi è importante farla perché è importante farla. Dodrio, salta! Quindi bene o male sto comunque facendo... cioè non tagliando. Altra cosa, fermi, Tangrowth può fare un salto ed è enorme come salto. Non so se l'ho preso, spero davvero tanto di sì. Allora, mio caro Pidgeot, vuoi una bella mela? Spero di sì perché devi prenderla, altrimenti non posso fare la tua bella foto. Intanto faccio foto a te che mangi. Non è che magari mi sorridi un po'? Ok, mi sa che non equivale a un sorriso. O forse sì, all'ultimo secondo. Spero davvero tanto di sì. Altre cose, il Tangrowth adesso sta qua. Spero che conti come foto fatta per la mini sfida. In ogni caso, un'altra cosa che ho scoperto da solo, aggiungerei, è che intanto vai qua. Qua c'è qualcuno. Non c'era, non era qui il coso da mangiare con la mela, mi sembra di sì. Lanciamo mele, vediamo se succede qualcosa. Là c'è il Crystal Fiore, là c'è un Caterpie, perfetto. Dicevo, oh, c'è Pinsir. Ho scoperto alcune cose, alcune meccaniche che il gioco non vi spiega. E non so perché non ve le spieghi, ma ci stanno. Praticamente, Pinsir, grazie, foto. Praticamente, se fate una foto in un Pokémon, assicuratevi di aver il Pokémon centrato nel... colpisci il Dodrio? Ok. Nel quadratino che appare all'interno del rettangolo più grande. Quel coso lì è incredibilmente comodo e utile, ok? Praticamente vi dà più punti. Ed è buono perché vi dà più punti. Quindi perché non prendere più punti? In questo modo, visto? Visto? Più punti anche se non è centrato alla perfezione. Possiamo inoltre adesso andare qui dai Bidoof, svegliarli anche volendo, ma non mi va così tanto da farlo. Però si possono svegliare. Cos'è quel coso? Era un Magikarp? Sì, ok, era un Magikarp. E adesso... Oh, fermi, anche qui. Magari un altro tentativo per Pidgeot. Forse sì. Comunque possiamo andare di qua. Strada alternativa, visto? Dai, sorridi Pidgeot. Magari è lo stesso Pidgeot, è per questo che dobbiamo dare due foto, due cose a Pidgeot. Ok, spero che conti come cosa buona. Inoltre, dal percorso alternativo abbiamo uno Swanna qua, che è meglio di prima. Abbiamo la diga dei Bidoof, ovviamente, già analizzata. Ci sono un sacco di cose da fare con sfere Lumina e non. Qua c'è il Ducklet che canta. Perfetto. Là c'è un Sylveon. Dall'episodio fallito so che si può svegliare, quindi svegliatelo, ok? E fategli una foto, perché è importante fargli una foto.
Dovrebbe esserci anche un altro Pokémon qui. Forse non so quando accade, ma ho visto un Heracross da queste parti nell'episodio fallito. Qua c'è appunto uno Tut con la zampa che non ha mostrato. Ok, pazienza. Però sì, può apparire, non ho capito bene come ho fatto a farlo comparire, ma può comparire un Heracross qui che combatterà con Pinsir. Non so come, ma può accadere, quindi sì. Ve l'ho detto, no? Questo tecnicamente è un Let's Play in Blind. Questa parte no, perché so già di aver fatto quello che ho fatto, insomma. Hutut, mostrami la tua zampa nascosta. Ok, perfetto. Un'altra volta, tanto per sicurezza, magari non ho fatto bene. Un'altra volta. Ok, questa è perfetta. Pidgeot. Mela? Subito. Mangiala. Oh mio Dio, eccola! Ecco perché bisogna sempre dare una foto a Pidgeot. Oh mio Dio, solo 6 scatti. Ok, un'altra cosa importante. Qui c'è Vespiquen, come vi ho già detto. Date delle cose a Combi. E dovreste appunto riuscire a prendere Vespiquen, che dovrebbe comparire dall'alto. Sento il rumore di Vespiquen. Dov'è? Vespiquen? Eccolo qua, perfetto. Si può inoltre girare. E possiamo, facendo così, forse prendere anche la foto di Combi che danza. Ok, abbiamo consumato la pellicola. E quando, quando è vero che ho detto che avrei fatto un taglio? Sfortunatamente ho fatto troppe foto ed era tutto quanto importante. C'erano un sacco di mini sfide, quindi ho dovuto per forza lasciare questa parte qua. Chiedo scusa. Comunque, tante belle cose. La modalità automatica di selezione foto non la voglio ancora usare perché, non lo so, non mi piace così tanto. Dodrio che vola è 4 stelle e conta come cosa. Questa è più vicina, mi sa che questa è meglio anche se non ci sta guardando. Tangrowth, l'ho fatta, perfetto. Pidgeot che ci sorride alla fine proprio. Ed è un... dov'è? Eccolo, quanto è bello, è un PJ più grosso, è carino. Pinsir, nuova foto 3 stelle. Hutut con la zampetta, la più grande e la più bella ovviamente. Combi che danza. No, questo è il Combi normale. Vespiquen, 4 stelle, è bellissimo. Però... vabbè, facciamo questa, dovrebbe andare bene. Torterra, le altre si... oh, aspetta, Torterra non ce l'ho 4 stelle. No, ce l'ho 4 stelle. Le altre si possono fare selezione automatica perché non mi interessano. Conviene sempre, però, a quanto pare, da quello che ho letto e quello che mi hanno detto anche i miei amici, conviene sempre scegliere tutti i Pokémon di tutte quante le foto. Va benissimo. Dodrio, mini sfida completata. Tangrowth, mini sfida completata. Pidgeot, mini sfida completata. Caterpie, argento, meglio di prima. Pinsir, niente mini sfida però. Torterra, oro. E non dico ma di no. Magikarp, bronzo. Swanna, cristallo. È meglio sempre quella di prima? Ok. Ducklet, dai che è cristallo. Perfetto. Qualche altra foto interessante. Sylveon, cristallo. Quindi mi sa che abbiamo bene o male fatto tutto. Mini sfida completata. Wow, ce la sto facendo e non so neanche io come a fare un bel po' di foto. Bele. Oh, mi ancora. Bene, non riesco a parlare oggi e ho gli occhiali, quindi non ho scusanti. Comunque ci manca ancora da visitare un'altra volta Meganium e la giungla notte. Entrambe le cose verranno fatte un po' più velocemente rispetto a prima, lo dico subito. Però, sì, è perché percorsi extra e quindi dovevo per forza mostrare almeno questa zona nella sua completezza. Mi sa che da adesso in poi metterò nella timeline i vari percorsi che facciamo. Nel senso, cliccate da... qui in poi per avere per vedere direttamente il nuovo percorso, insomma. Intanto, nuove mini sfide? Cioè, no, aspetta, quelle completate. Che bello questo Pidgeot. Comunque, direi che le sbloccherò off camera da solo più tardi, perché non mi va di annoiarvi troppo. Allora, andiamo nella giungla notte a sbloccare il livello 2. Perché una volta fatto quello dovrei riuscire a fare cose. Qui abbiamo dei percorsi alternativi, li vedremo adesso, scialla. E delle mini sfide. Intanto, per sicurezza, prendiamo questo, perché Tangrowth... ah, ho detto che l'avrei fatto dopo. Ops. Ehi, regalino! Grazie. Volevo mostrarvi le mini sfide da fare qui alla giungla notte. Arbok giù dall'albero si può fare. Solamente in giungla notte, aggiungerei. Metapod dall'alto è solamente il giorno. Tre ciuffi d'erba è il giorno. Quindi l'unica sfida da fare qui è l'Arbok giù dall'albero. Si può fare guardando indietro, ok? Però vedrete la cosa a breve. Un'altra cosa da dire è... come scegliere i percorsi alternativi? Insomma, almeno per la giungla, da quello che ho visto, basta dare una sfera lumina al fiore che vedremo tra poco
e dovrebbe appunto apparire un percorso alternativo. Basta, l'Arbok da fotografare è un po' lontano, quindi aspettiamo che arrivi. Eccolo qua, perfetto, non è così lontano. Allora, l'Arbok che cade dall'albero, dovete semplicemente colpirlo con le mele, almeno da quello che ho visto nella mia registrazione fallita. Quindi facciamo tante belle foto. Tante belle foto, cadi. Ok, ok, l'ho beccato, perfetto. Questa era l'unica cosa che volevo fare di importante qua. Ovviamente voglio fare anche altre foto ai Pokémon. A quanto pare Morellul dà spore via quando lo fotografate e gli lanciate roba addosso. Quindi è un altro modo per avere stelle aggiuntive. E basta, qua non c'è più Slaking, devo aspettare di arrivare al prossimo fiore. Eccolo là, ok. Là c'è il percorso alternativo. Praticamente lanciando una sfera. Però solo di giorno, credo. Ah, perché sono sicuro che io l'abbia fatto di notte. Però è possibile andare là, dentro questa zona d'erba. Forse sono troppo lontano, forse si sblocca solamente di giorno, ma si può andare qua, ok? Vediamo, me lo fai analizzare? Sì, voilà. Percorso alternativo. Perché? Perché abbiamo appunto visto le orme, cioè non le abbiamo viste, ma qui c'è un qualcosa da fare. Perfetto, ci vediamo se accade qualcosa di interessante. Allora, spero sinceramente di aver fatto le cose giuste qui alla giungla, perché voglio appunto andare nella nuova zona, che ho solo visto il nome, ok? Non ho ancora esplorato la nuova zona. Ho deciso di annullare l'episodio dopo aver sbloccato la roba nuova, insomma. Allora, dimmi che siamo al livello 2 della giungla, te ne prego. Però prima devo selezionare le fotografie. Eccoci qui, parere di Speculux. Dunque, devo anche dirvi quando ho fatto alcune foto, perché non le ho mostrate in video. Intanto Bounsweet, perfetto. Allora, questa è peggio di quella di prima. Questa l'abbiamo vista già, mini sfida di Arbok, ok. Morellul, foto normale. Ariados, ha una mela ma non stava mangiando. Ledian, questa qui. Ora partirà la clip se non l'ho appunto mostrata prima. Però praticamente lanciando una sfera lumina a questo cristalfiore, dopo un po' questi Ledian faranno il giro strano della morte, come si chiama insomma. E tre stelle, fine. Questa è la cosa che volevo mostrarvi. C'è anche un Tucannon nascosto tra gli alberi insomma. Yanmega abbiamo cristallo finalmente. Magikarp è oro, quindi meglio di prima. Quagsire, ma è meglio quella di prima. E mi sa che abbiamo bene o male finito. Ok, dimmi che abbiamo fatto il level up, altrimenti non so come andare avanti senza fare il level up. Ti prego, dai. Ok, perfetto. Vediamo se ho fatto bene, perché l'altra volta mi ha sbloccato la nuova zona dopo questo level up. Quindi adesso vediamo un po'. Regalino, ok. Bivio alla palude, che vi ho detto appunto. Giungla. E... a proposito, quindi sì, perfetto, bisogna per forza sbloccare il livello 2 di ogni singola area. Ok, visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti. E credo che ti risulterà molto gradita, ma te ne parlerò quando avrai finito di sistemare le foto, ok? Quindi torniamo al campo base e... All right, on to the next site. Now then. A quanto pare abbiamo nuove mete da esplorare. Ho appena individuato ben due nuovi varchi per il teletrasporto della navicella. Dove? Dove? Uno si trova nell'isola allungata che vedete qui, l'altro invece sarebbe in mezzo al mare. In mezzo al mare? Vuol dire la zona in cui il capitano Vic non riuscì mai a spingersi? Che emozione! Lascio a te decidere da dove iniziare. So che continuerai a fare un ottimo lavoro. Ok, finalmente. Intanto nuove sfide per la giungla. Il mistero dei frutti scomparsi. Beh, vedremo tutto quanto più tardi. Ah, giusto, ho detto che queste cose le avrei ottenute da solo off camera. Però ecco, appunto, danno alcuni regali, alcuni titoli, quindi alcune conviene aprirle adesso. Come per esempio questa qui di YouTube, che è perfetta, aggiungerei, ma grazie. Cos'è? Decorazione 13. Io non le ho mai usate ancora, per adesso, Ali al riposo è nuova per la notte. Arbok giù all'albero. Non so perché è divertente.
Basta così per il momento. Adesso, finalmente, nuova zona. O forse no. Ehi là, come vanno le spedizioni? Vi divertite? Sentite, di recente ho fatto sviluppare uno strumento particolare al professore. Vero, l'ho sbloccato anche nell'episodio fallito. Ma tra una cosa e l'altra, non gli ho più chiesto di darvelo. Beh, eccolo qui. Oh, che cos'è? Si tratta di una funzione che permette alla ricercamera di emettere una melodia. Vero, vero. La musica può stimolare nei Pokémon comportamenti che normalmente non mostrano. Mi piace. Rita, che ne diresti di spiegare tutti i dettagli? Con piacere. Se premi R, la ricercamera riprodurrà una melodia. Per fermare la ripetizione, premi di nuovo R. La melodia ti permetterà, ad esempio, di svegliare un Pokémon che dorme. O di fargli venire voglia di danzare. Questo è tutto quello che so. Non l'ho ancora provata nemmeno io. Allora come fai a sapere? Vabbè, scialla. Dai, facciamo un po' di pratica. Non c'è un tutorial, vero? Mi sembra di no. No, perfetto. Quindi, nuove mini sfide che sono legate appunto alla cosa. Vediamo quali sono, così me le memorizzo. Allora, il duo peperino. Ok, quindi anche questa è per la cosa. Ospiti di un grande albero. Tripletta di Ariados. Bellezza con stile. Ah, mi sa che alcune sono della giungla notte livello 2 e basta. Vabbè, pazienza, adesso non importa. Quindi, esploriamo la nuova zona. Ho mal di gola. Ma non importa. Quindi, deserto s'abbrucia. E non s'affoga. Comunque sì, sabbia brucia, perché è un deserto, quindi caldo. E c'è un vulcano su quell'isola. Non importa, cominciamo. Ed ecco qui il deserto, dove c'è anche uno Scorupi che già va sotto la sabbia. Là c'è un Heliolisk. Oh mio Dio, ci sta anche Mandibuzz che vola. Cerchiamo di stare attenti dappertutto, ok? Ovviamente in un deserto c'è Mandibuzz. Dove sono le... ok? Cose. Impronte di un Pokémon di piccole dimensioni. Devo lanciare qualcosa. Nota bene, non abbiamo... com'è che si chiama? Il coso. Oh, Cacnea, ok. Non abbiamo le sfere Lumina, perché dobbiamo ancora trovare i fiori Lumina, suppongo di notte, per appunto andare avanti. Mela? Oh mio Dio, si attaccano le mele a Cacnea. È adorabile, io adoro Cacnea, è un ottimo Pokémon, è bellissimo. Quanto sei carino, Cacnea. Un'altra foto e basta, ok. Allora, tu, Heliolisk, ti giri? Perfetto. Allora, oh mio Dio, Scorupi? Tutto a posto, Scorupi? Sta volando via. Tornadi di sabbia che portano via i Pokémon a caso. Dove? 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 Ho tanti Scorupi. Ok. Però, ancora più importante, questo è un Mandibuzz. Ok. Dicevo, questo. Grazie. Turbine di sabbia incredibile, non si riesce a vedere il suo interno. Suppongo di dover usare... cos'è questo? Sempre un Crystal Fiori, ok, sì. Dover usare appunto i pollini, insomma, le sfere Lumina per togliere questo tornado. Avrebbe senso, okay. Avrebbe molto senso. Vediamo, altro qui a parte l'Heliolisk, non vedo nient'altro. C'è un altro bel Mandibuzz, ok. Perfetto, abbiamo 51 foto... foto? Foto? Ok, e questa è la melodia. Oh, c'è anche un Licarock. Venga qui, signore. Si svegli, venga qui. Ok, foto rapida. Licarock. Dai, dai, ok. E ho visto un Torchic, sì, ok. Vai, mela. Vuole una mela, mio caro Torchic, dai. Cogli la prima mela. Oh, la rostita. Ok. Intanto anche Anneke. Non riesco a parlare oggi. Hippodon, mele su Cacnea. No, resta sempre fisso, come prima. Va bene, c'è un altro Heliolisk, magari un po' meglio di prima almeno. Ok, perfetto, un altro paio per sicurezza. Mi sa che la prossima zona da esplorare è quella là. Però prima, ho visto un Hippodon femmina, prima laggiù. E là c'è un Crystal Fiore. Vuol dire che c'è un percorso alternativo per andare, suppongo, in quella zona là. Che probabilmente riguarda il... oh, c'è un... Vivion forma sabbia, come si chiama?
Sì, motivo sabbia, ok. Dicevo? Oh, dov'è? Cosa? Chi? Qua? Roccia e rosa, nido di Pokémon. Ok. Stavo provando a dire che c'è un percorso alternativo per andare a fotografare meglio quella zona. Ok, ma lo vedremo non oggi. Allora, vediamo. Altro da fare. C'è un Hippowdon che dorme. Magari riesco a scattargli una foto mentre... Oh mio Dio. Ok, già la fine? Ok. Mentre mangia o mentre parla con gli altri Hippowdon. Ok. Cos'è quello, gente? Beh, è un qualcosa. C'è qualcosa sotto la sabbia, davvero? Cosa? Svegliati. Devo usare la melodia? Abbiamo troppi strumenti, non so cosa fare. Perché abbiamo troppa roba, appunto. Scan. Oh, Trapinch! Che vogliono mangiare anche, perfetto. Adoro Trapinch, si evolvono in Flygon, quindi. Pinsir, anche tu ancora? Mangiala. Mangia la mela. Ok. Ovviamente Pinsir avrebbe senso trovarlo in un... in una cosa di sabbia, no? E intanto abbiamo un'altra bella foto di questo Vivillon. Ok, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Anche se non ho fatto così tante foto, ho fatto le foto a tutti i Pokémon che ho visto, no? Quindi, yay, buon per noi, insomma, almeno spero. Hello. Com'è andata la tua prima esplorazione? Dimmi, quali Pokémon hai incontrato? A quanto pare 10, mio caro Speculux. Dunque, vediamo un po'. La prima volta ovviamente li terrò e... Scorupi 4 stelle lo tengo per forza. Mandibuzz è bellissima questa, dai. Cacnea, questa qua è più centrale. Heliolisk che... Aspetta, quello ci sta guardando, ma questo dorme meglio, quindi facciamo così. Pinsir, 3 stelle, 2 stelle. Ok. Lycanroc, è un po' lontano però da nazione. Vabbè, Torchic, abbiamo 2 stelle che mangia la mela. Hippodon, che parla con i suoi simili 3 stelle. Ok, va bene. Vivillon, motivo sabbia, magari funziona meglio dell'altro e mangia la mela. Senza soggetto il Lycanroc finto. Ok. Speculux, dammi il tuo parere. Scorrupi! Andiamo 4 stelle? Chissà se è una quest fare una foto a Scorupi 4 stelle mentre vola. Probabilmente sì, sapete? Mandibuzz ci sta proprio guardando, dritto negli occhi. Non può non essere oro minimo. È cristallo! Cacnea! Con tante belle mele. Che si attaccano addosso, vorrei far notare. Oro. Heliolisk sta dormendo ed è un po' distante, quindi non so quanto bene gli faccia, ma... Ok, bronzo. Pinsir! Cristallo! Novità! Lycanroc, bronzo. Avrebbe senso perché è lontano. No, argento, bene. Torchic, Tor. C'è anche Hippodon dietro, quindi sono punteggi extra. Sì, 40 punti, ma non importa. Hippodon, eccoti qua, che parli con un tuo simile. E sono due Hippodon maschi. Ricordo che la femmina è di un altro colore. Tu sei cristallo, perfetto. E mi sa che abbiamo quasi fatto dopo Trapinch. Vero gioco? Argento, ok. Quindi, level up. Sarebbe una cosa molto bella perché così sblocco anche la notte. Dai. Non credo, ma tentar non nuoce. Oh, sì, level up, perfetto. Aumentato. Stai andando alla grande. Osserva attentamente tutto ciò che vedi. Ogni dettaglio può fare la differenza. Beh, sì, direi. Intanto qui abbiamo Spirizione Rovente. Esordiente della fotografia. Luccichio 2. A proposito, sarà il deserto notte, no? Visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti, ok? E credo che ti risulterà molto gradita, ma te ne parlerò quando avrai finito di sistemare le foto. Ok, scialla. Tanto adesso torniamo al campo base, vediamo la notizia, sappiamo già qual è, tanto scialla. E poi forse faremo un'altra mini sfida, credo di sì, boh. Le nostre spedizioni nel deserto procedono ottimamente. È una parola? A quanto pare sì. Direi che è arrivato il momento di esplorare la zona con la luce notturna. Per sviluppare le sfere lumina di quell'isola, ho bisogno di foto che ritraggano il fenomeno lumine in azione. Ci penso io. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo. Qualcosa la posso fare. Cerca il Pokémon. Qua, di notte, c'è un Pokémon nascosto. Dovrebbe essere con...
il suono, insomma, come in un dipinto, che volano. Ok, però, nemici per la pelle, c'è un Pokémon con cui Pinsir bisticcia spesso, esatto, è questo quello che ho fatto già tecnicamente nell'episodio fallito, sia a trovare l'Heracross, però non so come farlo spawnare, quindi, ci provo, ok, ci provo di sicuro. Ah, Vespiquen, ok. Andiamo allora nel parco di... no? Sì? Te? Dov'è che posso andare? Andiamo nel parco di notte, perché mi va. Anzi, fermi. Una delle mini sfide che non sono riuscito a completare neanche da solo riguarda qui Meganium e il suo amico. Si guarda sempre intorno quando viene qui. Forse cerca un suo amico? Io ho visto il suo amico chi è, e lo vedrete anche voi all'inizio di questa zona, perché è importante. Però non so come finire questa quest. Vedrete adesso, ok? Tanto la quest, bene o male, è identica a quella di Meganium Lumina di prima, insomma. C'è un Eevee addosso a Meganium. Questa è la cosa, insomma. E suppongo sia lui l'amico, solo che non riesco a fargli una buona foto e... non so come completare quella quest. Lo vedremo più tardi in ogni caso, ok? Va bene, a dopo. Ah, e potete fotografare Eevee quando volete così, eh? Forse è questa? Vedo un Sylveon laggiù, che ho appena risvegliato. Possibile che io debba fare così e attivare Sylveon per Meganium? Ho ricominciato la sfida, tanto per dire, quindi... credo che sia lui il fattore chiave, vero? Sei tu l'amico... vediamo se Meganium si gira o fa qualche altra cosa. Dovrebbero inoltre apparire anche altri Pokémon. Come minimo dei Comfy, perché li ho visti durante la registrazione fallita, ma... andiamo avanti e speriamo di aver completato la quest, insomma. Qua sembra esserci qualcosa. Un frammento delle tante rovine di Lentil, preziose per conoscere il passato. Ok. Sylveon non ci ha più seguito. Dopo un po' è rimasto fermo laggiù. Molto probabilmente devo continuare a lanciargli sfere lumina o mele o altro. E non credo di aver completato la sfida, perché Meganium si gira comunque ancora intorno. Deve capire bene o male dov'è il suo amico, che ripeto, probabilmente è Sylveon, ma non lo so. Quindi, vediamo se abbiamo per caso completato la sfida e poi basta. Poi fine episodio, ci vediamo direttamente domani. È anche ora, in effetti, di trovare un Pokémon Lumina, no? Quindi, vediamo. Intanto, controlliamo. Dovrebbe essere 4 stelle. Eevee, ho fatto una foto, ma è di spalle. Mi sa che però questa è la migliore, quindi va bene. Meganium. 3 stelle ce l'abbiamo già, quindi... no, quella che cercavo io era da 4 stelle. E Sylveon, è inutile metterla quasi. Metto la cosa automatica tanto perché posso. Parere di Speculoox, ok. Lo dico già adesso... molto probabilmente domani andremo come prima cosa nel deserto notte. Se riesco a fare il livello 2 del deserto notte e poi a sbloccare qualcosa dopo, andremo a quella cosa, altrimenti andremo nel coso del mare, insomma. Allora, mio caro Speculoox, ovviamente il level up è molto lontano, perché avrebbe senso se... ok. E basta così. Quindi adesso io vi saluto e nella prossima parte di... Minish Cap, grazie. Di New Pokémon Snap andremo nel deserto di notte. Magari troveremo anche un Licarrock Nocte. Nocte? Notte, avrebbe senso. Vabbè, see you next time, baby.